La robotica di servizio è la robotica che è al servizio delle persone, quindi sia le persone con disabilità, sia le persone anziane che hanno delle difficoltà di movimento o anche approcciare degli ambienti pericolosi. Vi faccio l'esempio di una centrale nucleare dismessa in cui la persona ovviamente ha delle pericolosità nell'approccio e quindi grazie a dei robot si può entrare e fare delle ispezioni.